Ascenso, scusa, il microfono. Che devo fare? Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carlone, Carrus, Cerquoni, Cerquoni, no, non c'è, l'ho scambiata per la notte, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Allora, abbiamo 15 consiglieri presenti, 9 assenti più la Presidente, consigliera Lozzi, assenza giustificata. Quindi possiamo aprire il Consiglio. Nomino quali scrutatori consiglieri Poli, Benassi e Coia. I suddetti consiglieri sono precati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza. Allora, primo punto all'ordine del giorno, proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Coia e Lozzi, modificata e fatta propria dalla Commissione Seconda, avente ad oggetto razionalizzazione del commercio sul territorio del municipio settimo. Il Presidente della Commissione presenta l'atto, prego consigliera Caccamo. Buonasera Presidente, consiglieri e uffici. Io credo che gli organi istituzionali del municipio debbano salvaguardare il lavoro nelle sue varie forme e anche nel caso in cui esso sia espletato attraverso il commercio fisso e il commercio ambulante. In questi ultimi mesi la situazione sulle strade cosiddette di viabilità principale si è fortemente squilibrata a causa della forte presenza di commercio ambulante e itinerante, e probabilmente anche a causa del trasferimento dai municipi centrali a quelli periferici di parte appunto di queste attività. In Commissione Commercio è stata rilevata tale problematica e si è provveduto con le modalità di rito ad interessare gli organi competenti. È stata presentata, i consiglieri Coia e Lozzi hanno presentato una risoluzione sul tema che è stata, con il contributo di tutti i consiglieri componenti, ulteriormente elaborata e alla fine approvata all'unanimità. Con questo documento si ribadiscono alcuni punti chiave che secondo noi sono utili per la, se non la soluzione del problema, perlomeno per migliorare la situazione su queste strade di viabilità principale. Infatti con questa risoluzione si chiede alla Presidente e alla Giunta di escludere nuove assegnazioni, revisioni e successioni di banchi fissi di competenza municipale. Inoltre si chiede anche di attivarsi nei confronti del commissario per estendere a tutto il territorio del municipio settimo, all'interno del GRA, il divieto di commercio agli itineranti, così come è stato fatto per la parte del territorio più centrale del municipio settimo nell'anno 2011 con un'ordinanza del Presidente. Inoltre si chiede di
proporre, di chiedere al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive la delocalizzazione, la ricollocazione delle rotazioni dipartimentali attualmente autorizzate sulle strade di grande viabilità. Alla fine, cosa importante, ultima ma non ultima come importanza, richiedere l'intensificazione dei controlli sull'abusivismo da attuare non solo attraverso l'utilizzo degli uomini della polizia locale, ma anche interessando un coordinamento interforze che può essere costituito dalla Guardia di Finanza, da Carabinieri, dalla Polizia. Questo perché? Per venire incontro alle problematiche evidenziate più volte in commissione da parte dei responsabili della polizia locale, che lamentano difficoltà dovute alla carenza di personale. Ecco, questa noi l'abbiamo in commissione, l'abbiamo approvata all'unanimità, la riteniamo utile questa risoluzione, speriamo che possa accogliere anche il vostro voto favorevole e vi ringrazio. Grazie consigliera Caccamo. Faccio presente che comunico all'Aula che è stato presentato un articolo 58 della consigliera Cerconi, avente ad oggetto chiusura canili comunali di Roma. L'argomento, diciamo, è in discussione anche a Campidoglio, quindi c'è un percorso in corso. Io credo di poterla acquisire e però di discuterla in prossimo consiglio. Non ho capito. Un attimo solo. Chiedo scusa, Presidente. Se ricordo bene, potrei dire una stupidaggine e non sarebbe magari la prima, ma da regolamento per depositare un articolo 58 è prima dell'inizio. Allora, la consigliera Cerconi l'ha presentato appena arrivata. Il primo appello, quando è stato fatto il primo appello. E quindi ho detto una sciocchezza io. E quindi poi abbiamo sospeso il consiglio, lei è uscita un attimo, abbiamo riaperto il consiglio, però già nel primo appello, appena arrivata, aveva presentato la mozione. Perfetto, Presidente. Bene. Grazie. Dicevo che credo di acquisire, penso di poter acquisire questa mozione, però ti mettono in discussione il prossimo consiglio utile. Allora, stavamo in discussione, allora la consigliera Caccamo ha presentato la risoluzione e apriamo la discussione su questo argomento. Chi vuole intervenire? Consigliere Coglia, prego. Sì, l'argomento è stato trattato molto a lungo in Commissione Commercio e a volte toccato anche in altre commissioni come la Polizia Locale. Abbiamo interrogato varie volte gli uffici, l'ufficio Commercio, i vigili urbani, sia quelli che si occupano specificatamente di questo tipo di servizio che altri gruppi. I cittadini, penso che non so se esiste un consigliere che non abbia ricevuto lamentele in merito a questa problematica. Non è un discorso legato unicamente al Natale, dove questa problematica si è acuita sicuramente, è un discorso di degrado urbano ed è un suo aspetto. Ciò che vediamo realizzarsi sulla via Tuscolana in particolare, ma anche su via Appia, è l'illegalità diffusa. L'illegalità diffusa di cui sono tutti colpevoli, sono colpevoli gli uffici, sono colpevoli i cittadini, sono colpevoli gli esercenti, perché nessuno fa qualcosa di determinante per combatterla. Ci piace come cittadini a volte rivolgerci al politico di turno, oppure al vigile urbano quando lo incontriamo per strada, o all'ufficio commercio quando andiamo a chiedere qualche informazione, e additarlo di tutte le responsabilità. Le responsabilità sono di tutti, però se non cominciamo a combattere
contro le illegalità, queste ci sommergeranno, e dico che siamo a un passo da questo, da questa chiave di volta, perché sinceramente vedere che i vigili urbani si dicono impotenti per vero mancanza di personale o per mezzi insufficienti, perché le multe vengono elevate ma non pagate perché mandate a residenze fittizie di operatori, vedere che lo stesso operatore supera i metri quadri di occupazione, la distanza dal palazzo, cioè ogni minima legge non viene rispettata, forse su 100 di queste rotazioni e banchi fissi ce ne sarà una che rispetta la legge. Io ho delle foto che manderò anche all'ufficio commercio e ai vigili, dove poi riporterò tutte le violazioni. Molto spesso i banchi superano il marciapiede e finiscono sulla strada, i furgoni vengono parcheggiati almeno un metro dal ciglio, le rotazioni e i banchi fissi sono stati concessi a ridosso di passi carrabili, a ridosso di posti disabili e così via, autobus, uscite di condomini, di tutto di più, insomma. E quello che lascia perplessi è che tutti dicono: io non posso fare nulla. Allora, noi consiglieri vogliamo fare qualcosa, vogliamo dare la nostra impronta. L'unica cosa che possiamo fare, e l'atto più forte che possiamo fare, è una risoluzione. Questa risoluzione, a avviso della Commissione, può produrre dei buoni effetti, ma lo farà se gli uffici daranno seguito, se i vigili si impegneranno, se ci sarà un comando interforze che coordinerà la lotta all'abusivismo. Quello che chiediamo è rispetto della legalità e sarebbe ora che tutti noi facessimo qualcosa in proposito. Grazie. Grazie a lei, consigliere Coia. Richieste di altri interventi? Consigliera Carlos, prego. Presidente, vicepresidente, colleghi consiglieri, sì, come già hanno detto negli interventi precedenti i miei colleghi, il tema è stato dibattuto e forse, diciamo, è sempre stato uno di quelli centrali all'interno del dibattito della Commissione Commercio, perché il problema che noi abbiamo in particolar modo sulle vie di alta viabilità, ma in questo municipio, in proporzione rispetto a tutto il territorio della capitale, è sicuramente un problema da porre in evidenza e su cui forse poco si è battuto il pugno, perché noi già ci siamo espressi diverse volte sia sulla richiesta di aumentare i controlli su quello che riguarda gli ambulanti all'interno del nostro territorio, sia sulla volontà, che già, se non erro, era presente all'interno di un'altra risoluzione approvata da questo Consiglio, sulla volontà di estendere il divieto degli itineranti, delle licenze degli itineranti all'interno del nostro municipio, così come già previsto dall'ordinanza del 2011 nell'ex nono. Ci sono poi due ordini di fattori. Noi qui giustamente richiediamo di escludere nuove assegnazioni, revisioni e successioni di banchi fissi di competenza municipale, ma forse quello a cui non abbiamo risposto, e non di certo diciamo da un punto di vista di problematica amministrativa ma anche di indirizzo politico, è quello per cui era stato richiesto anche da parte del Dipartimento in una nota, se non erro, dell'anno scorso, del luglio dell'anno scorso, già di aprire dei tavoli, quindi delle conferenze di servizio o comunque dei tavoli che potessero rimettere in discussione le rotazioni all'interno del nostro municipio. È ovvio che la situazione che noi abbiamo è di una gravità assurda. Noi abbiamo sentito parlare in questi anni molto del problema del centro storico, ma le nostre vie, penso soprattutto a via Tuscolana, di certo non sono un problema di inferiore entità, anzi il problema deve essere rivolto da un punto di vista cittadino, perché sono le due vie che hanno maggiore intensità anche di esercenti, di negozi e contemporaneamente il maggior numero di rotazioni.
noi avevamo già richiesto, e questo non mi sembra che sia avvenuto, uno studio, diciamo, una ricognizione in base anche a quello che è il codice della sicurezza stradale, perché come diceva prima nell'intervento il collega Coia, quello che è stato fatto anche nei controlli ha però in realtà lasciato una situazione un po' sempre uguale. Cioè, le rotazioni sono lì, i metri quadri, spesso sentiamo parlare anche della segnaletica. Io prima di parlare della segnaletica vorrei forse ricordare che non basta soltanto delocalizzare le rotazioni. Io capisco perché questa risoluzione, se non mi sbaglio, nasce con una richiesta un po' più forte, che poi forse per motivi, diciamo, amministrativi impossibile, ma si richiedeva la revoca anche di delle rotazioni e dei posteggi che abbiamo all'interno dell'alta viabilità. Certo, questa forse sarebbe la richiesta di indirizzo politico più forte, perché è ovvio che delocalizzare vuol dire semplicemente prendere il problema e spostarlo da altre parti del nostro territorio, magari sicuramente con una attenzione maggiore, perché al momento battono sulle vie più di alta viabilità e anche più difficili per vari motivi, sono la via Appia, la via Tuscolana, però delocalizzarle basta è in qualche modo spostare un problema, quando forse invece andrebbero trovate delle aree apposite, se questo tipo di commercio lo vogliamo mantenere, e soprattutto fare una richiesta successiva di andare a guardare anche fra quanti anni le autorizzazioni vanno a scadere sul nostro territorio, come è possibile fare un lavoro caso per caso anche rispetto alle rotazioni e ai posteggi che abbiamo sul nostro municipio. Questo, quello che forse sarebbe da affrontare come indirizzo politico è proprio questo, cioè rispondere alla richiesta che è stata fatta di riaprire un tavolo di ricollocazione, di revisione e soprattutto di studio, perché il municipio è anche cambiato, quindi se le problematiche già richieste su via Tuscolana si ampliano su quelle della via Appia, forse c'è bisogno di un ridisegno completo. Io concordo sulla volontà, sulla realtà di richiesta di revoca, capisco che amministrativamente non è possibile per tutta una serie di motivi, però credo che forse politicamente, come già abbiamo fatto in passato, come rifacciamo anche oggi, bisogna battere sempre di più su questa problematica, perché la situazione non soltanto a Natale ma tutti i giorni continua a essere un pericolo sia per la viabilità sia per la sicurezza e sia anche proprio per il decoro della nostra città. Sulle interforze sono pienamente d'accordo, però credo che forse prima anche noi dovremmo avere un'idea del piano delle aree dove poter inserire sia le rotazioni sia i vari posteggi all'interno del nostro municipio. Cioè, questa parte va completamente ridisegnata e sicuramente tutto ciò senza la conoscenza nel dettaglio, caso per caso, della situazione che abbiamo in questo momento, di diciamo concerto con le forze dipartimentali, sarà difficile da mandare avanti. Ovviamente questo è un tema che noi ribattiamo dall'inizio della consigliatura, quindi assolutamente credo la discussione sia stata ampiamente affrontata anche con gli uffici competenti e credo che continuerà a essere affrontata fino a che non ci sarà una risoluzione di questo problema. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Stelitano, poi grazie, consigliere Lattaglia. Grazie Presidente. Presidente, io gradirei dall'Aula più attenzione, visto che è un argomento che parliamo da 20 anni che si parla di togliere il... Scusi, io gradirei, Presidente, che gli uffici mi ascoltassero, perché è fondamentale. Se dice al signore... Si sta ascoltando, si può andare avanti col signor Stelitano. Mi segua, perché la cosa... Prosegue col suo intervento. Grazie. Allora, dicevo, Presidente, questo è un argomento che va avanti da tantissimi anni. E io già nel 2001, povero consigliere di prima nomina, presidente della commissione commercio, noi avevamo riunito in quest'aula tutti i sindacati, tutti gli ambulanti, tutti gli itineranti, abusivi, affini, eccetera eccetera, per cercare di trovare una soluzione. La soluzione, Presidente, non l'abbiamo trovata.
E come si trova la soluzione? Penso che la soluzione non c'è neanche adesso. Io ringrazio la Presidente della Commissione che ha voluto, avrei voluto che prima che inizia la prossima consigliatura, dei consigli, Presidente, a tema, cioè un consiglio aperto sui vigili urbani, con presente non il comandante di questo municipio, il comandante generale del Comune di Roma, come è stato fatto nel primo Medici, nel secondo Medici, Fantino no, Cofano no, non l'hanno fatto. Perché ogni volta che mi dice la prossima consigliatura, la Fantino no, la Fantino non l'ha fatto. Perciò un consiglio straordinario sui problemi dell'AMA, un consiglio con l'amministratore delegato. Perché dico questo? Perché è tutto concatenato, perché se facciamo un consiglio aperto sull'AMA, sulla conferenza dei servizi, noi sul piano, sull'argomento che noi votiamo ogni volta, il contratto di servizi si chiama, ecco come mi è venuto in mente, e perciò noi diciamo che dentro i mercati l'AMA deve intervenire e pulire, non vedere lo scempio che tutti quanti voi, soprattutto il consigliere Matronola, quando sabato mattina va a fare la spesa al mercato, al Quadraro, vede fiumi di monnezza, bravo, come dice Venditozzi. Allora, detto questo, questo argomento è un argomento che o va preso con grinta, mettendo Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, e i vigili urbani devono essere per ultimo, perché qui deve intervenire la forza pubblica, perché non sono solamente quelli che hanno il posto fisso, sono quello che ruota intorno al posto fisso, c'è l'impatto acustico, quelli che tutto il giorno stanno con quel motorino lì e poi qualche ambientalista dice perché fermiamo il traffico, perché quello lo inquina, e tutto quello che ne consegue intorno a ogni banco. Adesso sono inventate le rotelle. Quanto possono fare i nostri bravi e impagabili vigili urbani se non facciamo una volta per tutti questo benedetto? Perché non è successo, è venuto Bernardi, è venuto dopo Bernardi, così se lo ricorda quanti consigli aperti. Ormai siamo rimasti e lei e Matronola, vecchi, però la grossa, quelli che hanno più presenza in questo territorio, più presenza in consiglio, ma non è che c'erano noi perché noi abbiamo, perché parecchi cittadini hanno fatto la fila per votare a noi, potevano evitarlo, dice qualcuno. Tranquillizzo che lo faranno a fila anche a giugno, consigliere Coglia, a giugno il PD ricandiderà, eccetera, eccetera. Lei no, Fantino no, speriamo, abbiamo già avuto, a Fantino ha fatto un percorso. No, scusate, per cortesia. Allora, quello che voglio dire, io questa mozione sono stato anch'io contento di questa cosa, però io vorrei veramente, Presidente, mi rivolgo alla bravissima nostra Presidente di Commissione, che diligentemente formichina su formichina, mette su i documenti, mette su gli attori, mette gli uffici, impagabili gli uffici, e mi rivolgo a lei, Presidente, che lei possa parlare con la Presidente Fantino, se la trova, se sta in Italia, se sta in Argentina, magari si dovesse candidare in Argentina, gli diamo da tutti una mano. No, dico questo perché a mio parere un consiglio con questo argomento, e va strutturata anche la parte del personale. Impagabili quelli che lavorano agli uffici del nostro ufficio commercio, che sempre di più mandano via le persone, e non è possibile, Presidente, che gli mandano a lavorare gente che per 20 anni ha fatto un lavoro bellissimo, impagabile, che per fortuna che esistono le badanti dei nostri bambini che lavorano nei nidi. Non è proprio pensabile che una signora che per 30 anni poi giustamente ha il mal di schiena, una certa età, eccetera, eccetera, dove la mandiamo? All'ufficio commercio. Non è possibile, vi ha mandato a altri uffici della nostra amministrazione. Perciò la mia preghiera a lei, Presidente Villa, che lei ha più contatti con questa giunta, non io, perché io
parlo quasi con nessuno, o viceversa, non parlano tutti con me, e può anche essere un fatto che me ne do una ragione, non è che io adesso con questo mi... Però vorrei che fra 6 mesi non ci ritroviamo qua, non tutti di voi vi troveremo, perché guarda che facce, non vi vedo entusiasti, e perciò gradirei che questo argomento, prima della scadenza della consigliatura, si affrontasse col comandante dei vigili urbani, con l'AMA, ma pure tagliando il... Adesso dirò una cosa un po' da metafisica, che il marciapiede largo 4 metri in via Tuscolana può anche essere tagliato a evitare, perché se tu gli dici, guarda, il marciapiede è 2 metri, 6 metri, un conto 6 metri, un conto 2 metri. Mi rivolgo a lei, Giuliano, che lei di lavori pubblici potrebbe fare assessore ai lavori pubblici la prossima volta. Non gliela fai. Perciò, detto questo, tagliare un pezzo di marciapiede e metterci le macchine. Poi magari chiederanno le pedane, eccetera, eccetera. Comunque, detto questo, io sono contento e ringrazio la consigliera, la presidente della commissione commercio, la signora Stella Caccamo, che lavora sempre con molta diligenza, però io pregherei al più presto di fare un consiglio con il comandante, perché no, invitare anche Tronca a farsi una passeggiata sulla via Tuscolana, perché si rendesse conto che questo è un problema sociale, perché non sono solamente i Bangladesh, e ci sono arrivati quei ragazzi, i Bangladesh sono... Ho detto bene, e c'ho l'accento calabrese, consigliere Coglia, io lo so che lei è bravissimo con i computer, io con i computer e con l'inglese, però il calabrese lo parlo bene, e a Roma siamo più calabresi che inglesi, perciò no, è sensibile al fascino della preferenza, perciò lei non entrerebbe, consigliere Coglia, come consigliere... Allora, detto questo, la mia preghiera al più presto di fare quello che ho detto per quei pochi che hanno provato ad ascoltare. Grazie. Grazie. Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente. Ma, io sono ovviamente... Insomma, molto d'accordo e favorevole all'atto, come diceva giustamente il consigliere Coglia, che è uno dei proponenti. Credo che nessuno di noi passi più di una settimana senza che qualche cittadino non si lamenti della presenza, soprattutto sulle vie principali del municipio, ma anche su alcune traverse, su alcune vie laterali, della presenza eccessiva di... ambulanti, soprattutto abusivi, bancarelle che strabordano oltre illecito, presenti in ogni luogo del municipio. Abbiamo detto più volte, sulla Tuscolana spesso è complicato proprio passare, non solo fare acquisti o fare chissà cos'altro. Quindi insomma, ovviamente sono favorevole all'atto, lo voterò, anche se insomma devo dire francamente che insomma, visto quante volte la Commissione Commercio ha trattato, io non ne faccio parte della Commissione Commercio, ma insomma cerco di vedere un po' le convocazioni, di farmi raccontare dal collega Tutino, quindi insomma so un po' quante volte è stato affrontato questo argomento. Ecco, credo che se non altro come maggioranza in questa travagliata consigliatura abbiamo forse perso un po' un'occasione, perché su un argomento così importante, su cui ci siamo espressi più volte in passato, insomma con altri atti, con interventi specifici, ecco, forse non so, che su una cosa così importante ci dobbiamo esprimere su una proposta che arriva da colleghi del 5 Stelle, che ringrazio comunque per la sollecitazione, e perché almeno ci permettono di poter esprimerci in tal senso. Ecco, credo che, ma è un'autocritica che faccio prima di tutto a me stesso, come maggioranza forse abbiamo un po' perso un'occasione, come maggioranza che governa
questo municipio. E poi devo insomma esprimere qualche perplessità sul terzo punto dell'impegno, perché dove si dice che si chiede al commissario di attivarsi per intensificare i controlli sull'abusivismo sia tramite polizia locale che utilizzando un coordinatore interforze. Questo perché rischiamo di promettere ai cittadini, ai romani, che intensificando i controlli, intensificando gli interventi sugli abusivi, allo stato attuale della normativa e della legislazione, questo possa cambiare molto la situazione o possa portare chissà quali risultati. Ecco, in più occasioni abbiamo avuto agenti della polizia locale nelle commissioni che ci dicevano di come in realtà loro abbiano, come insomma, siano molto disarmati rispetto al ripetersi di alcuni abusi da parte di alcuni soggetti, della presenza di abusivi, dell'impossibilità. Addirittura nell'ultima commissione ci hanno detto che c'è difficoltà di sequestrare il materiale perché non sappiamo più dove metterlo, il materiale che sequestriamo. Quindi io credo che col permanere dell'attuale normativa comunale, regionale, nazionale, dell'attuale legislazione, sarà molto complicato che un numero maggiore di interventi, considerando anche quali sono le forze, gli effettivi della polizia locale e delle altre forze dell'ordine in questo periodo, possano dare molti risultati. Però chiediamolo, perché sicuramente qualche controllo in più non fa male e potrà essere utile. Però ecco, credo che su questo argomento, se non diamo alle forze dell'ordine, non diamo alla polizia locale degli strumenti veri, delle armi metaforiche, insomma, delle armi amministrative, delle armi di possibilità di multare in modo pesante, con più efficacia, con strumenti diversi, andando da chi è titolare di una licenza e non da chi sta in quel momento, insomma, si trova lì nella bancarella, al banco e così via. Ecco, credo che difficilmente potremo avere risultati molto efficaci su questo punto. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Matrondolo, prego. Buongiorno a tutti. Dunque, finalmente si parla di commercio in questo municipio, oggi. Ma come al solito, quando si parla di commercio, manca l'assessore al commercio. Quando si parla di lavori pubblici, manca l'assessore ai lavori pubblici. Quando ogni argomento che tratta un assessore, l'assessore non c'è. L'assessore al commercio era venuto pensante che si iniziasse alle 14.30. L'assessore al commercio è pagato perché alle 2.30 ha avuto un altro impegno. Prego, consigliere. È perché questo non è un impegno. Ho aperto la campagna elettorale, scusate, 25 persone stanno qui a ascoltare quello che dice l'assessore e lui ci ha avuto un altro impegno. Non è giustificabile, Presidente, non è giustificabile questo atteggiamento. Mi dispiace che lei lo sta giustificando, ma non è giustificabile. Perché l'argomento del commercio è un argomento che ci sta toccando da molto tempo. Via Tuscolana è diventata impraticabile, non si può più camminare. Non è che tagliando i marciapiedi risolviamo, perché hanno provato a mettere anche i vasi per evitare il commercio sul via Tuscolana, ma i vasi sono stati spostati, sono portati via. Quindi allora io voglio dire, no? Sarebbe stato bello oggi ascoltare il nostro assessore, che magari ci avesse detto che cosa voleva fare. Perché io ho fatto più una proposta nelle commissioni, perché io sono uno di quelli che sul commercio ambulante, diciamo, si è più volte risentito. Perché si è più volte risentito? Perché ho fatto anche delle proposte a livello quando si sequestra, quando si fanno le multe. Io ho detto, facciamo un atto che se una volta uno non paga, uno va lì e dice c'è una multa, anche se sono rotazioni, hai pagato? No, ok, ti rifaccio un'altra multa perché magari hai fatto qualche infrazione ancora di più, la seconda volta, la terza volta io ti revoco la licenza, non che te la faccio chiudere, te la revoco, perché se in Italia uno che viene multato viene perseguitato da Equitalia fino alla morte, fino agli eredi degli eredi, non ho capito perché noi non riusciamo a farci pagare
qualche milione d'euro, milioni, noi parliamo di milioni di euro di contravvenzioni, non è che stiamo parlando di 10.000 euro, milioni di euro, montagne di contravvenzioni, montagne di tempo, centinaia di persone che sono, diciamo, impegnate per fare, per rilevare queste multe, però noi ancora continuiamo a dire, ma mo vediamo, mo facciamo, qua blocchiamo le licenze, qua blocchiamo gli itineranti, ma non è un problema di itineranti, perché il problema degli itineranti è minimo, perché se andiamo su Via Tuscolana e troviamo dai primi di dicembre fino a una settimana fa, Via Tuscolana era impraticabile, eppure erano tutti ambulanti. La polizia, giustamente, perché succede questo, non ha personale e non ha mezzi. Non ha il magazzino per riporre la roba, ma la colpa è della polizia locale o la colpa è della politica che non riesce a trovare un locale idoneo per sequestrare la roba? Oppure è una scusante questa? Dice tanto non possiamo sequestrare, non sequestriamo, non possiamo multare, non multiamo, poi io vado al centro di Roma, a Piazza di Spagna e trovo i vigili che stavano in servizio qua, che sono stati giustamente per il troncone nostro, per il nostro commissario Tronca, spostati al centro per ordine pubblico. E lasciamo perdere la periferia, lasciamo perdere tutte le altre cose. Allora mi chiedo, la politica, secondo me, e mi dispiace dirlo, perché io sto qui da 7 anni e mezzo, purtroppo già da prima c'avevo un assessore al commercio, non è che lo sto attaccando, per carità, però purtroppo, se non siamo riusciti politicamente a cambiare qualche cosa, e qualche piccola colpa, a parte la nostra torre d'avorio dove risiede la nostra Presidente, ma anche colpa del nostro assessore, come è colpa dell'assessore ai lavori pubblici quando fa delle cose che non, quando non fa delle cose che dovrebbe fare. Dopo toccherà pure a lui comunque, non è che, perché data a Cesare quello che è di Cesare, data a Morgia pure a lui una botticina, perché è giusto, no? Allora voglio dire, se noi continuiamo col discorso dicendo facciamo questa risoluzione, approviamo la risoluzione, abbiamo fatto sulla riforma del regolamento, abbiamo inserito alcune cose, tra le quali il commercio fisso davanti ai negozi. Per me, quando scade la concessione, fui io l'artefice di quell'emendamento, quando scade la concessione, che prima durava 10 anni, 20 anni, non si sa più quanto durava questa concessione, se la scordavano, non è giusto che se viene rinnovata la concessione deve essere rinnovata davanti allo stesso negozio, perché quello quando ha affittato il negozio non è che c'ha un altro negozio davanti, l'ha affittato senza nessuno davanti, poi qualcuno è arrivato, che cosa ha fatto? Te metto una bancarella davanti a quel negozio, ma l'intelligenza di quel qualcuno che sta in alto è stata quella di non capire che tu la rotazione la puoi mettere, ma la devi spostare, perché non puoi lasciargliela per 20 anni davanti a Via Tuscolana, quello paga 6.000, 7.000 euro d'affitto e quello a fianco non c'ha la Tuscolana, non c'ha la bancarella e paga lo stesso. E oltretutto paga anche l'insegna, che è coperta il 99% delle volte dagli ombrelloni, perché un'altra cosa molto importante sono gli ombrelloni. Bisogna ridurli, è vero che col commercio, col nuovo regolamento sul commercio, qualcosa pare che sia cambiato, non so se è stato approvato, perché non so se il comune quello che ha fatto, tronca o non tronca, non lo so, però è diventato, se io su Via Tuscolana ho un'occupazione di 10 metri quadri, io vado su Via Tuscolana e metto 10 metri quadri, ma se io devo lasciare 2 metri, quei 10 metri quadri mi diventano un'estensione di 15 metri quadri, perché io sono costretto, avendoci 10 metri quadri, ad allungarmi, ma questo non può essere. Non si possono rilasciare autorizzazioni, rotazioni sulla via Tuscolana, su via Carpurnio Fiamma, su via Appia, su via Ponzio Comino, non si possono rilasciare autorizzazioni così grandi, tanto più in una strada pericolosa, perché secondo me adesso abbiamo il pericolo su Via Tuscolana, perché se voi vedete, specialmente quando piove, con gli ombrelli non si passa. Su Via Tuscolana, se ci sono le bancarelle aperte, non si passa. I vigili non ci stanno. L'altro ieri proprio ne parlavo, ho detto, ma com'è possibile che io esco qui venerdì, oggi è giovedì, lunedì esco dal municipio a mezzogiorno, arrivo a Via Nobiliore e comincio a incontrare due vigili.
arrivo davanti Fort Lugan, giusto, ho detto bene, Luger? Fort Lugan. E io non sono inglese, sono straniero, sono francese. Fort Lugan, come cazzo allora si chiama, vabbè, non ci frega niente. È il negozio di scarpe da ginnastica. E che mi trovo altri due vigili. Arrivo a Carpugno Fiamma, altri due vigili. Arrivo a via Ponzio Cominio, altri due vigili. Cioè, in 400 metri io ho trovato 8 vigili che facevano viabilità. Ah, e dico, ma è una cosa strana. Mi sa che erano gli stessi, così è. No. Allora io dico, c'è qualcosa che il nostro comandante ci dovrebbe spiegare. Però giustamente il nostro comandante non viene mai in commissione, a meno che, ma neanche alla tua, perché mi sa che non lo conosce nessuno, non lo so se... Vabbè, amico, nessuno mette ma che dubbio, te viene a dire? Però non ci viene a spiegare, ci manda sempre la truppa. Quando viene la truppa, Porelli, senza che ce la mettono tutta, si mettono seduti, parlano, e la stessa cosa che ci dicono sempre qual è? Siamo in pochi, non ci abbiamo personale, non ci abbiamo le macchine, veniamo spostati al centro, vediamo... Adesso al commercio sono diventati 8, perché erano 7 fino a venerdì, no? Adesso sono 8, 8 vigili, un'unità vuol dire tanto. Però un'altra cosa molto importante, un vigile che fa viabilità non può fare commercio fisso, non può fare il controllo degli ambulanti. Perché non può farlo? Perché giustamente non è preparato. Però viceversa, quello preparato, che sarebbe quello che deve fare il commercio, può fare la viabilità, perché se no non fa il vigile, perché se no c'è qualcosa che non mi quadra, cioè uno non può fare una cosa e l'altro perché non la fa? Cioè se il vigile fa servizio, allora se ci sono i vigili, non è un attacco ai vigili, perché domani faranno 200 contravenzioni, però come esco dal municipio, capirai, mi mettono proprio la macchina che ha la cinepresa dietro, ma non è... Così è fatto, c'è un minuto comunque, sì, lo so. Ogni minuto più è una multa in più, Che cambia macchina, perché una volta mi tagliano le gomme, una volta arricano, una volta mi fanno le multe, mo basta. Allora voglio dire, no? Il problema qual è? Come fanno il corso agli insegnanti, perché giustamente fanno il corso agli insegnanti di aggiornamento, sarebbe il caso che i vigili che fanno viabilità, che non possono fare commercio perché non sono preparati sul commercio, è bene che vengano aggiornati. Cioè uno deve sapere, perché se manca il vigile del commercio, quindi questi continueranno, anche se c'è stato poi, è pure deprimente, come posso dire, vedere passare su via Tuscolana, vedere 100 bancarelle abusive e vedere magari 4 vigili che stanno a bordo strada, che stanno giustamente facendo viabilità. E non è una cosa bella, perché la gente che non capisce che quel vigile non può fare quel servizio, ti dice, ma come, ci stanno i vigili? Che stanno a fare quelli lì? Allora, la politica ormai è finita, questa consigliatura politica, che secondo me 2 anni e mezzo li abbiamo proprio persi in eccesso proprio, l'abbiamo persi perché... È colpa anche vostra, soprattutto per le guerre interne vostre, perché se voi, come l'altra consigliatura, eravate abbastanza uniti, se c'era un Colasanti che faceva il capogruppo, ve sfonnava tutti quanti, ve metteva riga a tutti quanti. Consigliere Giuliano, abbiamo chiuso il tempo, Giuliano? Consigliere Matronova. Vabbè, detto non siete Fratelli d'Italia voi due, quindi vabbè, fa niente. No, detto consigliere Matronova, concludo. Sì. Detto questo, diciamo che abbiamo dei problemi fondamentali, che sono problemi di gestione. Non riusciamo a gestire più alcune situazioni che secondo me, come la vedo io, a livello politico, se noi rimaniamo, cioè se determinate persone rimangono a fare quel determinato lavoro politico, non parlo amministrativo, diventa colluso col commercio ambulante, ma non colluso nel senso di sordi, badate bene, non intendo colluso nel senso che tu non vedi più niente, non vedi quello che c'è davanti, non vedi più che ci stanno 50 bancarelle in 50 metri lineari, e quindi la nostra politica, posso dirlo, per quanto concerne il commercio, è fallita. Noi in questo momento possiamo dire tranquillamente che abbiamo fallito la politica sul commercio. Grazie. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, abbiamo capito che
un argomento importante, ci siamo accorti dopo 15 anni che un argomento importante su cui appoggiare la prossima campagna elettorale sarà il commercio su via Appia, via Tuscolana. Perché? Perché questo è un problema ovviamente che non ha mai risolto nessuno in questi anni. Poi abbiamo due dati certi, non mi ricordo e chiedo al collega Stelitano se nel 2001 chi fosse l'assessore al commercio. Quindi dato questo, cioè avuto questa sempre notizia, di Simone, sempre di Simone, sono 15 anni che comunque lo sa fare, è sempre lo sa fare. Ora la domanda sorge spontanea: o non è capace l'assessore di riferimento, oppure mi sembra che uno, due, tre presidenti non hanno risolto questo problema. Significa che è un problema che è al di sopra delle teste municipali, in quanto probabilmente è un argomento che Roma Capitale, dipartimenti hanno intenzione di tenersi, no? All'interno del proprio recinto, quindi una cosa centrale, un problema centrale, e non tiene conto ovviamente delle richieste municipali, perché non ci sono altre spiegazioni. Ripeto, o chi ha avuto questo settore ha fallito non oggi, nel 2016, ha fallito già nel 2004, 5, 10, cioè c'è stato già un tempo per fallire, oppure hanno fallito tre presidenti, oppure qualcuno non ha voluto fare più di tanto. Ora io non so quali saranno i candidati presidenti delle varie fazioni municipali, quindi del centrodestra e del centrosinistra, ma certo è che avranno un grosso problema da risolvere, e che non è una cosa di poco conto, visto che sono 15 anni che con un esperto come l'assessore De Simone, che lo fa da 15 anni, non è riuscito ad avere soluzioni. Tre presidenti sono riusciti ad avere soluzioni, significa che c'è qualcosa di più grande. E quindi se vincerà il centrosinistra con il candidato o il centrodestra, sicuramente questo è uno dei primi problemi che verranno, diciamo, in evidenza. Non sarà l'unico ovviamente, ma è un problema, perché poi quando sentiamo parlare di politica, io mi riferisco, prima il mio collega mi ha anticipato giustamente, diceva fallisce la politica, ma pure Stevie Wonder se ne accorgerebbe di ciò, nel senso che è comunque deprimente che l'attività politica di questo municipio, il ruolo di questo municipio, ma possa essere anche di altri municipi, quindi proprio il ruolo politico in questi ultimi anni è diventato veramente di basso livello. Vuoi perché comunque non c'è più chi studia effettivamente il ruolo politico, cioè come funziona la candidatura, come funziona il ruolo, come funziona essere consiglieri, eccetera, e vuoi perché non ti danno i mezzi, non ti danno la possibilità di poter dare il contributo. Sentivo un intervento di un prefetto come Gabrielli, che ovviamente non apprezzo, non ho simpatia, ma diceva che i municipi sono morti da diversi anni. Se qualcuno non capisce che questi municipi devono passare comuni, significa che non ci sarà speranza per la gestione territoriale di Roma. Ora, non è che il prefetto Gabrielli è uno scienziato, non è che è un genio alla Zichichi, è uno che, avendo più possibilità di noi di girare, si rende conto che questo è. Ma non penso che in quest'aula tutti noi non ci siamo resi conto che questo è il problema. Perché lo dice lui? Lui lo dice da prefetto che gira, che va nei municipi, raccoglie le esigenze, le istanze, e poi prova a fare la parte del supereroe, ma vediamo che alla fine i supereroi neanche nei fumetti ci stanno più, quindi voglio dire, è un essere umano tranquillo come tanti altri che non fa, nonostante il suo ruolo, quello che dovrebbe fare. Pensiamo noi che siamo qui, che siamo proprio meno di meno, no? E non abbiamo la possibilità di dare il contributo. Ma ci rendiamo conto che lui viene a dirci che appunto noi non possiamo dare risposte perché non abbiamo competenze.
Ecco perché non funzionano i municipi. Cioè, quindi il front office, non avendo competenze dirette, non potrà mai dire io quella cosa te la posso risolvere. Mai. Perché è tutto demandato alla situazione centrale. E allora non ci voleva lui per farci capire questo, noi l'abbiamo capito da qualche anno, chi ha più esperienza ancora prima, però poi stiamo ancora dibattendoci su questo argomento. E significa che non è la nostra volontà, è un meccanismo che ci passa sopra. Allora il commercio ci passa sopra. E il meccanismo, diciamo, amministrativo, diciamo, di gestione di una città ci passa sopra. Ci passano sopra tutti quelli che appunto aprono attività come frutteria, autolavaggio, nessuno controlla perché non è colpa dei vigili, perché come dicevamo vengono in commissione e ti dicono io gli faccio 27.414 multe, ma poi non gli posso dire chiude, se non pagano, se non rispettano. Quindi manca lo strumento. E se manca lo strumento, manca a loro, manca a noi. E se noi non abbiamo volontà come Roma Capitale di poter attivare e far rispettare questo, dovremmo fare un percorso, no? Dovremmo fare un percorso dove ci deve essere appunto il comandante dei vigili di Roma, dove ci deve essere appunto il presidente di questo municipio insieme al commissario e cambiare ufficialmente, definitivamente le condizioni e le regole da rispettare, le normative. Perché se tu non paghi una multa, la seconda vengo là, ti faccio chiudere 3 mesi e poi te levo la licenza. E questo varrebbe per tutti, non solo per quelli che sono catalogati, non solo per quelli che mi portava il mio collega amico Domenico la multa che è preso nel 2008 e è andata a ruolo a servizio. E qua non scappi, non scappi. Eppure non mi sembra che giro con la pistola oppure no, prendo di petta la gente, sono delinquente, però sei catalogato. E allora il mondo è fatto di chi è più furbo o di chi è meno furbo? Beh, giustamente, giustamente chi ha possibilità di poter no, evitare ciò, o di chi è regolare che paga, che è iscritto e paga tutto. Poi ci lamentiamo dell'evasione, ma adesso il tracciamento si è allargato, però è politica. Ok? È politica. Quindi che succede? Per ritornare al commercio, il commercio non è tanto quanto l'attività che fai, e dietro si presenta il fatto che non c'è volontà di far rispettare ciò che dovrebbe essere rispettato. Poi entriamo nella banalità quando qualcuno dice, perché poi diventiamo banali, quando qualcuno dice ma io ho il banchetto di fronte al negozio che pago l'insegna, non la vedo, certo, ma che è ovvio, ma è così. Ma se noi avessimo volontà non esisterebbe in nessun paese, in nessun altro paese civile, che questa cosa si vorrebbero un mese, non dico un giorno, un mese, e sarebbe sistemata. Però poi stiamo a Roma, in Italia. C'ha un minuto, consigliere Giuliano. Grazie. Quindi lamentiamoci di noi stessi innanzitutto. Poi non so quello che potremmo dire alle nuove generazioni, non so quello che possiamo dire ai nostri figli. Se fai rispettare le regole è essere bravi, e se non rispettarle significa essere furbi e andare avanti nella vita. Non lo so, io non so più. Cioè, cado in confusione. Purtroppo è questa la realtà. Ma non è che dice, sai, dovremmo fare chissà quante leggi, c'è tutto, c'è tutto, bisogna aggiustarlo dove serve e bisogna far rispettare dove si devono far rispettare. E quindi adesso che noi portiamo dei documenti, ben venga, ok? Vogliamo attaccare gli assessori, poi attacchiamo l'assessore dopo, c'è anche per carina questa, c'è anche per Morgia. Cioè, no, come si è capito, l'assessore Morgia, vicepresidente, ormai è ben strutturato nell'avere gli attacchi, però no, lei secondo me, assessore, è poco intelligente, dove venire oggi? Non deve, deve fare come fanno gli altri. Consigliere Giuliano, grazie. Suggerisco, presidente, perché ha poca esperienza politica, sì, l'assessore non deve cascare in questi sta livelli. Iniziando adesso. Esatto. Dopodiché, chiudendo, grazie, dico, dobbiamo preoccuparci che la politica, anche con le buone idee, ma se non la difendiamo noi per primi, in periferia, sul territorio,
non possiamo lamentarci che dopo non c'è seguito. Quindi se dobbiamo prendere in mano una decisione, se dobbiamo fare qualcosa, facciamola mettendo le idee a servizio, portiamole in consiglio, in commissione, votiamo, però dobbiamo avere la capacità e la consapevolezza di seguire i percorsi, perché sennò cadremmo nella banalità di tante altre volte che dopo 15 anni stava a parlare della stessa cosa. Grazie. Grazie. Allora, è un argomento sentito. Consigliere Ciancio, prego. Giusto. Solo poche considerazioni, Presidente, consiglieri, assessori presenti, e qualche considerazione, visto che in commissione non ci sono e quindi non ho partecipato alla stesura di questa risoluzione, che condivido anche dall'ultimo punto, che secondo me darà un contributo enorme, e mi riferisco al controllo di un coordinamento interforze, già è una cosa molto importante questa. Il controllo è qualcosa che merita qualcosa di più. Proprio ieri mi sono accorto, e non ne avevo mai fatto caso, che le bancarelle utilizzano il generatore a benzina, che è di quelli super inquinanti, al punto tale che non riuscivamo a capire perché non stavamo più bene nella strada. Ah, ma certo, c'era quel fumo inquinante di un motore a scoppio che determina, oltre che un inquinamento acustico, anche un inquinamento ambientale. Quindi già questo potrebbe essere un punto che la risoluzione ha messo a fuoco. Io vado dall'ultimo punto risalendo un po', citando anche sul fatto della capacità dell'assessore. Qua non si mette in discussione la capacità dell'assessore, perché stiamo discutendo di qualcosa che dipende della posta sulla grande viabilità, un problema un po' diverso. Quindi nel municipio ci sono delle rotazioni che del resto la risoluzione impegna a non allargare di più, anzi a porre il divieto più che mai. Quindi si tratta di riorganizzare un qualcosa che questa nuova consigliatura dovrà partire dal Campidoglio. Anzi, mi auguro che il subcommissario alle attività produttive che ci sta pensando possa diventare da spinta propulsiva a riorganizzare un po' tutto il settore, perché non si può precludere a nessuno di fare commercio, l'importante è organizzarlo bene. Se si organizza bene riusciamo a convivere in modo lecito. È giusto sulla Tuscolana, sulla via Appia, due delle strade più a valenza commerciale, le più lunghe d'Europa, bisogna riorganizzarlo, ma con un controllo puntuale e con una determinazione che faccia sì che tutti abbiano una sicurezza del proprio futuro. Diversamente cominceremo dal commercio e finiremmo con altre attività che lecitamente si svolgono in Italia, a Roma e in tutti i comuni d'Italia. Mi preoccupa questo aspetto, perché nell'ex nono ci sono delle postazioni, ma non sono molte, devo dire la verità, e se ben organizzati si può riuscire a trovare una soluzione adeguata. Adeguata intanto già vuol dire che penso che la sera tardi c'è bisogno di accendere questi motori così inquinanti, se c'è il divieto per i motorini, gli scooter e le macchine che sono altamente inquinanti, un provvedimento da parte dell'autorità del Dipartimento Ambientale potrebbe già risolvere un piccolissimo problema. Larghezza poi degli spazi ingombranti di queste bancarelle. Spesso c'è da dire che non è solo l'involucro del banco che dà fastidio, ma in doppia fila c'è il camioncino del fratello, del nipote, dello zio. Poi l'avete visto l'altro giorno, la carambola a Circo Massimo, che ha determinato una morte di un motociclista perché ha carambolato, non si sa ancora, c'è un'indagine in corso, su una di queste bancarelle posta in doppia fila. Il camioncino, non la bancarella, perché la bancarella stava sul marciapiede. Io mi auguro che attraverso questa risoluzione che ci impegniamo e impegna la Presidente
si possa dare un input, ma non solo al municipio, al dipartimento e in questi giorni anche al subcommissario, che dovrà sicuramente guardare un attimo con la lente di ingrandimento non solo questa parte, ma tante altre cose che incidono sul nostro territorio e un po' siamo stati carenti. Grazie. Il PD naturalmente vota convintamente questa risoluzione. Consigliere Lancia, prego. Sì, io volevo dire che che è vero, non ci sono gli strumenti, non c'è questo, non c'è quell'altro, ma non c'è anche la volontà, perché basterebbe che il Consiglio Comunale di qualunque colore facesse il piano regolatore del commercio, intanto per quello che riguarda per esempio le aperture indiscriminate di frutterie, pub e quant'altro, e sarebbe bastato forse che noi mandassimo, forse l'abbiamo mandato, non sono riuscita a scoprirlo in questi 2 anni e mezzo, il piano di massima occupabilità che il Dipartimento aveva chiesto al Municipio. Gli ambulanti per me nelle strade commerciali non ci devono stare, perché l'ambulantato è concepito per servire i luoghi sforniti di negozi, ed è chiaro che un commerciante che paga quel po' di tasse che paga probabilmente vorrebbe avere la vetrina libera e il marciapiede davanti libero, in modo che le persone ci possano passare. Anche via Gola di Rienzo è riuscita a diventare un souk, che è una cosa incredibile e vergognosa. E io non lo so, ce l'abbiamo noi questo piano di massima occupabilità del municipio? Non lo so, forse basterebbe che ci impegnassimo tutti, chiunque vinca le prossime elezioni, a pretendere dal Consiglio Comunale il piano regolatore del commercio, così come è stato fatto il piano regolatore degli impianti pubblicitari. E volevo ricordare che nella consigliatura Alemanno l'assessore Bordoni, l'assessorato dell'assessore Bordoni, ha concesso ben 400 licenze in più ad ambulanti, che hanno chiaramente riempito le nostre strade, sempre nel centro, perché non vanno mai in periferia a vendere, vendono su via Appia, su via Tuscolana, su via Gola di Rienzo, e vicino all'uscita della stazione Flaminio e via dicendo. Quindi basterebbe anche dire che le ricollocazioni si fanno lì dove si è sguarniti di commercianti, oppure si fanno ruotare dentro i mercati, che sono spesso anche vuoti, hanno molto spazio, quindi le rotazioni potrebbero ruotare all'interno dei mercati, anche quelli coperti, invece di stare fuori sulla strada. Grazie. Allora, non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Caccamo per il gruppo PD, prego. Il Partito Democratico voterà a favore di questa risoluzione. Io volevo solo specificare che, come qualcuno ha detto prima, il problema del commercio nel nostro territorio viene da lontano. Noi ci siamo trovati questa marea di ambulanti catapultati qui nel nostro municipio di periferia, per cui non siamo riusciti a coordinarci con il centro, con l'amministrazione centrale, per risolvere questo problema, anche perché questa amministrazione purtroppo è finita troppo presto. Noi siamo sempre, in questi 2 anni e mezzo ci siamo sempre battuti mandando al centro risoluzioni, mozioni, proposte per risolvere il problema, ma evidentemente i problemi erano altri, più gravi, e questo del commercio è passato in seconda linea. Quindi direi che noi come municipio abbiamo fatto tutto quello che poteva essere fatto per sollecitare la soluzione del problema, per puntare riflettori su questa parte di città, però purtroppo non siamo stati ascoltati, il tempo è stato poco. Speriamo che chi verrà dopo di noi, trovando già tutte le proposte già pronte, riesca a risolvere i problemi che assillano questo municipio. Grazie. Altra dichiarazione di voto? Consigliere Coia. Ovviamente non possiamo che votare favorevoli alla risoluzione che abbiamo presentato e condiviso con la Commissione. E colgo l'occasione per
dire e ribadire che non è un atto vuoto che non avrà conseguenze, è quello che noi possiamo fare per contribuire alla soluzione. Non è l'unico atto che possiamo fare, è il primo. Il primo è più importante perché, come già nell'ex nono sono vietati gli ambulanti, possiamo chiederlo semplicemente anche noi dell'ex decimo, come chiede uno di questi punti. Quindi non sarà una cosa impossibile da realizzare questa. Stiamo chiedendo cose concrete e di facile attuazione, tanto più che abbiamo l'occasione che per la prima volta abbiamo un commissario che incarna non solo i poteri dell'Assemblea Capitolina e del Sindaco, ma quelli di commissario, che è molto vicino alle forze di pubblica sicurezza, per altri motivi, che non ha, diciamo, delle velleità di essere rieletto la prossima volta, quindi diciamo potrebbe anche prendere qualche decisione scomoda. Quindi mai come oggi questo atto ha la possibilità di produrre dei risultati. Poi colgo diciamo l'invito sia del consigliere Stritano a fare un consiglio aperto con le forze di polizia per organizzare la seconda fase, perché questa è solo una prima parte. La seconda fase è come essere efficaci nei controlli dell'abusivismo. L'abbiamo visto in alcune commissioni, basta volerlo, basta, come diceva la consigliera Lancia, mettere nei regolamenti le cose giuste, perché, come proponevano altri consiglieri, quello che viene sequestrato, se non si ha lo spazio per metterlo nei magazzini, può essere incenerito o può essere devoluto ad associazioni onlus che lo possono vendere. Basta volerlo, basta volerlo. Quello che è mancato dal 2001 a oggi è la volontà degli assessori, la volontà dei politici, la volontà degli uffici, la volontà delle forze politiche di fare qualcosa, o meglio, altre forze hanno influito affinché non fosse fatto nulla e nulla cambiasse. Bisogna dire a queste forze che Roma non merita questo. Grazie. Consigliere Matronova. Io vi ringrazio, ringrazio a voi, vi ringrazio anche il Movimento 5 Stelle che per l'ennesima volta vi ha incastrato un'altra volta, perché purtroppo il Movimento 5 Stelle, una proposta che dovete fare voi l'ha fatta il Movimento 5 Stelle, perché purtroppo non è che non attacco a Coglia, perché che stimo, per carità, perché sa fare politica grazie a loro e grazie a noi, perché questo? Non mi frega niente, io lo stimo, se non è reciproca è un problema suo. Perché questo? Perché porta dei documenti, giustamente tutti quanti, siccome è portato dal Movimento 5 Stelle, tutti quanti, bravo, la facciamo nostra. Poi quando si deve votare il Movimento 5 Stelle si astiene su molte cose che preparate voi o che prepariamo noi. Ve ne siete accorti? Perché se andiamo a prendere il risultato di tutte le votazioni, vedrete quello che è successo, che succede, e voi continuate a far così, continuate a dar spazio, perché tanto continuate, voi siete bravi a fare queste cose. Perché vi ho detto che non siete voluti a fare politica? Perché questa, anche se è stata fatta dalla Commissione Commercio, qua c'è scritto modificata e fatta di iniziativa dei consiglieri Coglia e Lozzi, modificata e fatta proprio dalla Commissione. Ma quale fatta propria? Quale fatta? Doveva essere fatta dalla Commissione, doveva essere fatta dalla Commissione, non ce doveva essere Coglia e Lozzi, perché questa sta sulla rete, questa sta sulla rete. Allora facevate voi, la modificavate e andavate avanti. Pertanto, non me ne frega, perché io ho fatto la guerra sul commercio, arrivo. La dichiarazione di voto, ecco. Signor Matrono. Io ho fatto la guerra sul commercio e tutti gli atti, anche se dico qualcuno tipo Tutino, che dice che sono in maggioranza, tutte le cose giuste che ho ritenuto giuste le ho sempre appoggiate, appoggerò anche questa, ma non è il metodo, questo non è un metodo, siete voi che sbagliate continuatamente, voi perché voi siete la maggioranza, non siamo sti quattro che stanno qua, no? E allora voglio dire, adesso non sarà la tua commissione, la quarta commissione commercio o roba varia, ma sarà il Movimento 5 Stelle per l'ennesima volta, tanto non succede niente, perché raga, cioè non è che sta risoluzione domani o fra un mese o fra un anno. Consigliere Matronova,
consigliere Patrono, una dichiarazione di voto. Se ho capito bene, il voto è favorevole al gruppo Forza Italia. Ho finito. Grazie. Posso dire, non è con questa risoluzione toglieremo i banchi immediatamente, però è un pezzo di carta che rimane e dimostra il fallimento della politica all'interno di questo municipio, che i due consiglieri del Movimento 5 Stelle vi fanno sempre scacco matto. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Scusate. Facciamo la controprova veloce, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, approvata all'unanimità dei presenti con 18 voti a favore. Allora, adesso passiamo alle interrogazioni. Allora, cominciamo. Interrogazione numero 33 dei consiglieri Coia e Lozzi, alberature via Genzano, Ancolo, via Castelcolonna. Prego, consigliere Coia. Allora, in questa interrogazione chiediamo le motivazioni in pratica che hanno portato al taglio di due alberature e al successivo intervento poi di cementificazione delle aiuole all'assessore. Grazie. Signor Presidente, gentili consiglieri. Prego, assessore. Io posso rassicurare il consigliere Coia che sia il taglio delle alberature che l'asfaltatura della stesse, il riquadro che accoglie le alberature, non sono state realizzate dal SOM municipale. Questo apre un problema, però, un problema che è abbastanza diffuso in diversi aspetti dell'attività amministrativa e delle questioni che attengono alle funzioni che sono in maniera più larga concepite come quelle di controllo. Perché? Perché io ho scritto diverse volte agli uffici e gli uffici più volte hanno ribadito questa cosa. C'è una difficoltà nel controllo capillare di tutte questo tipo di funzioni con le forze in campo. Tenete conto che il nostro municipio è un municipio che ha le alberature circa come Torino. Dall'altra c'è un'intraprendenza fuori luogo, dico, dei cittadini singoli in diverse situazioni che autonomamente svolgono questo tipo di attività, non voglio classificare, ma è chiaramente un abuso, una trasgressione, certamente. E per propria convenienza, per propria inclinazione, perché magari quel condominio che è prospiciente in 5-6 decidono che quella cosa non va bene. Questo è un fenomeno peraltro molto diffuso, che viene, ma che in questi ultimi anni si è di molto accentuato, perché è oggettivo che la struttura complessiva dell'amministrazione in generale, ma dico rispetto alla tutela dell'ambiente, al Dipartimento Ambiente, per una serie di motivi non è in grado di garantire un servizio pari a quelli che sono i compiti che gli spettano. Grazie. Consigliere Coia, soddisfatto, no? Beh, insomma, abbiamo appreso qualche informazione in più. Volevo sapere se il municipio poi procederà a una denuncia contro ignoti per questo abuso. Consigliere Coglie, deve presentare interrogazione numero 39, rifacimento segnaletica orizzontale.
Bausia. Sì, in questa interrogazione abbiamo, diciamo, richiesto il ripristino della segnalata orizzontale per alcuni luoghi che ci sono stati segnalati dai cittadini, in particolare Piazza Zama, Via Etruria, Via Imera e dintorni, e Piazza Renato Cielo Sabino con gli incroci di Via Lemonia, Via Caionuleio e Via Luscino. Quindi vorremmo sapere se è in programma il ripristino della segnaletica o meno. Grazie. Prego, assessore. Allora, io ringrazio i consiglieri che hanno fatto questa segnalazione, anche poi tra di noi non è che ci possiamo prendere in giro, è chiaro che questa è pure una forma di promozione della propria attività, ma è lecita, ci mancherebbe. È chiaro che io vi invito pure però a segnalare, come alcuni di voi fanno, le criticità che riscontrate nella vostra attività, diciamo, di relazione con il territorio, in modo da poter sollecitare tempestivamente gli uffici e di mettere in programmazione quelle che sono i rifacimenti delle segnaletiche orizzontali e verticali, se c'è qualche palo diverto, in modo da poter intervenire nel più breve tempo possibile. Queste segnalazioni sono state sicuramente fatte già da quando è arrivata l'interrogazione agli uffici municipali, e alcune sono state già fatte, penso che il consigliere lo ne ha conoscenza, altre sono in programmazione compatibilmente con le risorse a disposizione, con il piano che ci vede sempre rincorrere rispetto alle necessità in un territorio come il nostro e con tutte le difficoltà che i consiglieri benissimo conoscono. Grazie. Consigliere Coia. Sì, siamo soddisfatti quindi che abbiamo contribuito, insomma, lo faremo, a segnalare delle criticità che ci vengono esposte dai cittadini, confidenti il fatto che la UOT possa al più presto provvedere, perché la situazione, come sa l'assessore Morgia, insomma, è drammatica. Grazie. Interrogazione numero 42, riguardante la sospensione della manutenzione stradale su tratti dove erano posizionati cartelli stradali. Consigliere Matronola. Allora, caro assessore, mo tocca a lei, perché la botta al cerchio e la botta a botte, è normale, non è che voglio dire. Allora lei mi deve dire, no, assessore, nonché vicepresidente, questa interrogazione è stata presentata il 24 giugno del 2015. Io, secondo voi, come faccio a ricordarmi perché ho scritto questa 7 mesi, 8 mesi fa? Perché sicuramente ha studiato in questi ultimi tempi, ma io me lo ricordo. Adesso mi devi dire soltanto quello che era detto e poi dopo ci penso io. Ecco, grazie. Lei ha fatto ha presentato l'interrogazione, adesso l'assessore risponde. No, l'interrogazione. Poi ti sei soddisfatto oppure no? L'interrogazione presentata dal consigliere Matronola attiene a delle situazioni che sono realmente avvenute tra la fine di giugno e inizio di luglio rispetto a dei rifacimenti via Stazione Ciampino, non a Nea Regilla però, via Stazione Ciampino, no, nell'interrogazione. Dove la UOT municipale, in maniera, diciamo, per poter accelerare al massimo i lavori, era partita con la segnaletica preventiva per il rifacimento dei manti stradali. Dopodiché alcune incomprensioni all'interno della UOT non avevano fatto capire che gli uffici non erano tutti attrezzati per poter partire e fare, diciamo, le asfaltature che poi avete visto abbiamo concluso prima della fine dell'anno, per cui quei cartelli sono stati ritirati. Ora volevo darvi un'informazione, perché sicuramente
in via Stazione Ciampino, via Agnale Gila, le altre diciamo ambiti laddove si sono rifatte le asfaltature alla fine dell'anno, vedrete che in alcuni punti, soprattutto via Agnale Gila e via Stazione Ciampino, la segnaletica orizzontale non è stata ancora ripristinata. Vi metto al corrente del fatto che a fronte di queste asfaltature, concordandolo con la direzione della UOT, abbiamo come dire, stabilito di effettuare i caratraggi per un controllo del lavoro svolto. Siamo in attesa dei risultati delle perizie per poi poter concludere definitivamente questo tipo di lavoro. Grazie. Soddisfatto? Consigliere Patronolo? Sì, grazie. Soddisfatto rimborsato. Comunque i piccoli tratti riguardavano anche gli attraversamenti per i non vedenti, dove sono state messe anche ultimamente delle barriere con la rete arancione, e hanno messo il divieto davanti perché dovevano fare i lavori. Dopodiché non hanno fatto i lavori, assessore, e hanno tolto tranquillamente le reti. Quindi non mi posso ritenere soddisfatto, perché sennò dovrei... Dopo l'affrontiamo. Non è soddisfatto? Resta in piedi perché deve presentare l'interrogazione numero 43. La 43. Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Prego. 43. Allora, qua è un macello. Risulterebbe che sono state completate da molto tempo le procedure relative all'appalto per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e o verticale, constatato che tale ritardo sta creando gravi piccoli problemi ai cittadini. Allora, assessore, quanti minuti ho? Un minuto? Tre? L'appalto non è stato aggiudicato sull'ex decimo. No, all'epoca, 2005, questa interrogazione, assessore, questa interrogazione risale al 24 giugno 2015. La gara di aggiudicazione si è conclusa a luglio del 2015. Il primo aggiudicatario non aveva i requisiti, pertanto l'ufficio, gli sto a fare io adesso il promemoria su quello che mi risponde, pertanto gli uffici che hanno fatto, queste vado a così perché non mi ricordo, gli uffici a luglio hanno chiesto al secondo aggiudicatario di presentare i documenti, il secondo aggiudicatario non ha presentato, credo, la polizza fiduciaria, e dopodiché è successo quello che è successo, perché abbiamo perso 104.000 euro, se non erro. Di questi 104.000 euro, che erano 120 con l'IVA, 16.000 di questi soldi forse li recuperiamo nel 2016, però ne abbiamo persi 104.000. E adesso stiamo rifacendo un appalto di 180.000 circa, ma abbiamo perso 100.000. Cioè, io voglio capire, ma com'è possibile un municipio morto di fame come il nostro, perché è un morto di fame sto municipio, riesce a farsi sfilare 104.000 euro sugli attraversamenti pedonali e sulla segnaletica orizzontale e verticale? Ah, io questo non riesco a capire, assessore. Cioè, non mi spieghi, perché tanto glielo ho spiegato io, non c'erano i requisiti. Allora, che noi adesso stiamo usando i soldi dell'ex decimo, dell'ex nono, stiamo usando quell'appalto per fare tutto, e più 30.000 che avete fatto, sti mischietti, carta vince, carta aperta, allunga la coperta, corta, state a fare così. Il fatto rimane, caro assessore, che 104.000 sono spariti. Assessore, non mi dica le cose, che c'è i testimoni, chiami i testimoni a testimoniare. Ok, la domanda è, non le altre domande, l'appalto del 2015 dell'ex decimo, voglio sapere che fine ha fatto. Lo posso dire? Grazie. Non esca fuori dal seminato. Grazie. L'assessore risponde all'interrogazione che lei ha scritto. Non posso fuori dal seminato, perché parla del 2016. Scusate. Allora, sia nell'ex nono che nell'ex decimo ci sono due appalti in essere. Nell'ex nono municipio i lavori hanno un importo di circa 90.000 euro,
sono stati consegnati a giugno 2015 e hanno una durata di 365 giorni. Nell'ex decimo l'appalto di 105.000 euro è stato consegnato ad ottobre e quindi avrà con un verbale del 20 ottobre ed avrà la durata di un anno. Cosa è successo? Quello che, diciamo, non proprio come l'ha raccontata il consigliere Matrono, ma è chiaro che questo municipio, ma così come la città, lo sapete perché lo leggete i giornali, gli altri municipi, in questo 2015 hanno avuto delle difficoltà enormi nella gestione degli appalti, vuoi per la per il cambiamento della normativa, poi per i vincoli che la stessa poneva rispetto alla competenza potenziata. In più il consigliere Matronola poneva una questione che è ancora più, come dire, complessa e complicata e che riguarda il sistema del Sipronec che è in vigore rispetto alla individuazione delle ditte da invitare nella, nell'aggiudicazione degli appalti, che è un sistema random in cui una serie di ditte presentano i requisiti al Dipartimento SIMU e da quello si pesca. Ahimè, sta succedendo che, e di quale difficoltà pure nella città, io vi dico che da poco tempo noi abbiamo l'appalto della grande viabilità in essere e che con fatica sta cercando di superare tutte le criticità che ci sono sulla grande viabilità, ma siamo stati per mesi senza e metà città ancora è senza manutenzione. Perché? Perché queste normative, la stretta che c'è stata rispetto a queste normative e diciamo la casualità con cui il sistema Sipronec, che peraltro va affinato, io ritengo che quello deve essere la strada, ma il sistema va affinato per dare garanzie preventive rispetto ai requisiti delle aziende e che io vi posso garantire che i nostri uffici hanno fatto pure delle denunce all'autorità giudiziaria rispetto a dichiarazioni mendaci da parte delle ditte che hanno partecipato ai nostri appalti. Questa è la difficoltà in cui l'amministrazione del Comune di Roma, i municipi, i dirigenti, perché poi sono loro che indicano, bandiscono le gare, mettono la firma sulle aggiudicazioni, incontrano quotidianamente nella gestione degli appalti della nostra città. È un sistema che, come succede spesso nel nostro paese, da un eccesso passato a un altro, va affinato, va migliorato, ma io ritengo che nessuno pensi che si può tornare indietro con gli inviti ad persona. Le difficoltà che il consigliere Matronola denunciava sono parte del rischio che questa amministrazione, a partire dall'amministrazione Marino, con alti e bassi, con contraddizioni, ma anche con lati positivi, ha affrontato, ha cercato di affrontare e comunque siamo ancora, come dire, non vicini, io ritengo, all'approdo, ma quello deve essere l'obiettivo. Grazie. Consigliere Matronola, soddisfatto? E rimborsato pure. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Nel senso, io le voglio bene. Ma come mi fa a dire che nell'ex decimo l'appalto è stato aggiudicato di 104.000 euro? No, non è vero, non è vero, perché allora sono due le cose, o la testa non sa quello che fa la coda, o viceversa, perché è impossibile che si viene in commissione l'altro ieri e si dice l'appalto è stato perso, l'appalto è andato fallito e adesso lei mi dice che è stato aggiudicato. Quello dei 180, ma i 110, i 90 più IVA sono spariti.
non sono quei soldi, assessore, non sono, perché ha parlato chiaro chi è venuto in commissione, l'ha detto chiaro, riusciremo a recuperare sì e no 16 o 20 mila euro, una cosa del genere, soltanto quelli riusciremo a recuperare, ma non i 100 mila, assessore, come fa, ma come mi fa di una cosa del genere? Allora io o non c'ho credibilità a lei o non posso avere credibilità negli uffici, uno di due sbaglia. O tutte e due non vi raccordate, assessore, non posso ritenermi soddisfatto, perché, e non mi tengo soddisfatto, dai, mi è stata a far agitare, assessore, poi quando mi dice queste cose, mi agito, no, mi agito perché mi allunga il brodo col Tsipras e roba varia, no, ma il Tsipras starà in Grecia, in Spagna, sta in Spagna, non sta in Italia. Sì. Ho detto bene, oh. No, io ho detto Tsipras. Io ho parlato proprio del partito spagnolo, non ho parlato di altro. Oh, Tsipras, non è spagnolo, è greco, è uguale, chi se ne frega, io sono internazionale. Però voglio dire, siamo arrivati a livelli che mi dice, sbaglio, c'è stato qualche problema al dipartimento quando hanno fatto la lista? C'è stato qualche problema, no? Oh, e meno male che c'è stato solo là il problema, non si è steso. Speriamo che non sia su alcune aggiudicazioni, ecco, perché dopo accaduta succede che qua siamo tutti puliti e immacolati. Interrogazione numero 48. La 48, che io dica fa 20 volte e mi dice vieni su, parliamo, però non ce ne sta mai. Chi è Emilio Lepido? No, perché poi la 48 lo dico subito e poi vado via. Un'altra ancora. Caro assessore, se i vigili che noi stimiamo all'eccesso vengono in commissione e nella stessa commissione, dopo valutazione, quindi abbiamo fatto più di una commissione, decidono di fare un sopralluogo e decidono di scrivere agli uffici o chi per loro, dicendo che in via Emilio Lepido bisogna fare, come è stata fatta nell'ultima parte finale, il parcheggio raso. Raso significa perpendicolare in linea con il marciapiede, no? Allora io dico, no? Questa interrogazione che io ho fatto risale al 24 giugno del 2015. È mai possibile, signor assessore, che da sette mesi abbondanti non riusciamo a fare 100 metri o 50 metri di parcheggio a raso? È mai possibile che se scoppia un incendio, chi per esso, se passa un mezzo di vigili non ci passa e noi continuiamo, o aspettiamo che succeda la tragedia, poi arriva Tronca, da miei casi facciamo questo? No assessore, perché se i vigili hanno scritto, se succede qualsiasi cosa, assessore, io mi costituisco, io parte civile, io vado a parlare di chi ha bloccato la situazione, assessore, No, io vado a costituirmi, io parte civile, vado a dire che Tizio, Caglia e Semprorio non vogliono fare il parcheggio a raso a via Emilio Lepido, come l'hanno fatto a Ponzio Comino, perché a Ponzio Comino avete fatto, vi siete sbrigati e potevate allungare a via Emilio Lepido, perché ne avete fatto? Chi è che vi impedisce di fare una cosa del genere? Facciamo rispondere. Facciamo rispondere. C'ha due minuti, assessore. Prima ha parlato di 10 minuti, scusate. La questione di via Emilio Lepido, tutti quanti conoscete la strada che da via Calpurnio Fiamma porta fino a via Marco Fulvio Nobiliore, una strada a senso unico che vedeva in maniera impropria il parcheggio a spina in diversi tratti. Con i lavori delle società di servizi, il terzo troncone, perché la strada è divisa in tre tronconi, il terzo troncone, con gli uffici siamo riusciti a richiedere una segnaletica in linea lungo i marciapiedi per poter far, come dire, capire ai cittadini che quella deve essere il modo in cui si parcheggia su quella strada. Devo dire che, diciamo, per quanto da quel giorno, negli altri due tronconi la sosta è meno, come dire, bravo, meno selvaggia di prima, anche se ci sono
due tratti, uno a destra nel primo tratto provenendo da via Marco Fulvio, no, da via Calpurnio Fiamma, e il secondo a sinistra, sempre per la stessa direzione, in cui continua la sosta Spina, che va debellata. Il punto, e lei magari mi viene a trovare, gli fa vedere solo il fascicolo, chi collabora con me, con cui abbiamo trattato via l'Emilio Lepido. Qual è il punto? Al di là del fatto che la sollecitazione della Commissione, su cui ho pressato rispetto agli uffici, oltre che è stata quella della Polizia Locale, è che voi capite, cioè, tranne segnalazioni diverse, sulla strada si parcheggia in linea. Il consigliere Domenico, che è vigile urbano e sa il codice della strada meglio di tutti noi. Dopodiché questo non succede nel 50% del nostro territorio. Qual è il punto? Fermo restando che l'impegno su via Emilio Lepido, perché è una situazione di particolare criticità, continua a fare la segnaletica per indurre i cittadini a parcheggiare in linea. È che poi, cioè, bisognerà fronteggiare tutta la richiesta dell'altro 50% del territorio, laddove non c'è la segnaletica verticale a Spina, dove comunque si continua a parcheggiare a Spina. E questo, da un punto di vista economico, non ce lo possiamo permettere, anche perché, guardate, lo dico per informazione, non certo per giustificazione. C'è stata una nota da parte degli uffici centrali in cui intimavano agli uffici periferici di non utilizzare risorse per le questioni più marginali, cioè in sostanza, per parlare di segnaletica orizzontale, se bisogna fare gli interventi bisogna fare negli attraversamenti pedonali e nella segnaletica di divieto e stop e dare la precedenza. Comunque l'impegno lo prendo e lo porto avanti. Marto, Soddisfatto? No, non è che stavolta. Prego. Che devo fare? Se mi dice queste cose, decida lei. Io voglio bene, però non mi può prendere in giro, assessore. Perché che mi viene a dire dovremmo intervenire su altre parti del quartiere? Qua c'è una lettera dei vigili che vi impone a farlo. Allora o ve ne fregate dei vigili e fate come vi pare. E no, perché allora gli dico un'altra cosa, assessore. Il fascicolo non deve stare dentro la scrivania sua. Il fascicolo deve stare sugli uffici. E gli uffici, no, no, perché se io adesso diffido gli uffici, io faccio una diffida, mo gliela faccio una diffida secca, per iscritto diffido gli uffici ad intervenire immediatamente, e le dico perché li riterrò responsabili di tutti i danni causati per il mancato accesso dei mezzi di soccorso. Glielo faccio, e gli faccio vedere, assessore, che qualcosa si muove, perché non mi può dire che dobbiamo intervenire su tutto il municipio, non me lo può dire. Lei deve intervenire dove ci sono le lettere che impongono un tale intervento. I vigili ti dicono devi fare il parcheggio a raso, e devi far parcheggio a raso. Se non fai il parcheggio a raso devi fare multe, ok? Grazie. Interrogazione numero... Te ritieni soddisfatto? Mi sto a far prendere in giro, te ritieni soddisfatto? Interrogazione numero 49 riguardando le betonelle di via Calpurnio Fiamma. Prego. Perché mi ha fatto nervosì. Mo voglio vedere Calpurnio Fiamma quello che è successo. Prego, assessore Morgia. Allora, come sapete, sugli interventi dell'Italgas c'è un tempo tra il ripristino provvisorio e il ripristino definitivo. Rispetto all'interrogazione e delle problematiche che poneva il consigliere, è chiaro che il rifacimento delle betonelle non può avvenire immediatamente alla chiusura dello scavo dell'Italgas. Io so che per la fine dell'anno, inizio dell'anno, dovrebbero iniziare i ripristini dopo la sospensione fatta per il periodo natalizio. Io non ho contezza del fatto del ripristino in questo momento delle betonelle, ma non ho dubbi che questo venga fatto definitivamente.
assessore, io perché l'ho portata? L'ho portata, l'ho stanata. Lo vedi? No, l'ho stanata, è quello che le deve capire. Perché il cappurino fa? Mi è stato riparato dal mese di novembre. E lei mi viene a dire che deve essere ancora ripristinato. Hanno cambiato le betonelle, assessore. Ottica Fiamma, Daniele, hanno rimesso le betonelle tutte a posto. Ma che mi viene a dire che entro l'anno? Ma hanno chiuso tutto, assessore. Vada via Carpugno Fiamma, davanti a Ottica Fiamma, davanti a Ping Pong, davanti a Daniele, hanno ripristinato tutti. E allora che mi viene a dire che entro dicembre gli fanno? Io ho detto che tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno ripartivano i ripristini. Assessore, non ha detto. Può essere la prima. Assessore, io apposto ho fatto questo perché lei non mi può venire a prendere in giro qua dentro. D'accordo, non glielo permetto. Va bene. Lei mi deve dire. Consiglio, si calmi, consigliere Matronna. No, presidente, si calmi. Perché qua si sta prendendo per i fondelli un consigliere. Ma ognuno si assume le proprie responsabilità. No, se deve prendere bene, perché non si può dire che via Carpugno abbiamo stato riparato. Vabbè. Che mi viene a prendere i fondelli sotto campagna elettorale sua, non lo permetto. Vabbè. Con tutto il rispetto, non glielo permetto. Vabbè. Ha detto una stronzata. Va bene. Andate sui giornali, dice. Ultima interrogazione. Ha detto una stronzata. Ecco, ultima interrogazione. Ultima interrogazione. Istituzione una fermata. 664. Pure qua le cascate. Ultima interrogazione. Mi ritengo preso in giro. L'ultima interrogazione recata. Ritengo preso il consiglio è chiuso dalle sue risposte.